Nel 1498 il primo esploratore italiano giunse in Nord America e nell'attuale Canada. Il suo nome era Giovanni Caboto, in inglese John Cabot. Quel coraggioso esploratore non poteva certo immaginare che 500 anni più tardi il Canada sarebbe divenuto una patria per circa 2 milioni di persone di origine italiana. Dalla cucina allo sport, dall'arte alle costruzioni, la cultura degli italo-canadesi trasformò la loro nuova casa. Questa è la nostra storia. Avevamo pensato sempre che l'arte di festeggiare si ricrea 2 o 3 volte al giorno intorno al tavolo. La tavola imbandita all'italiana e l'importanza di condividere insieme il cibo si è fusa nelle culture delle varie città e ha trasformato il modo in cui la gente mangia, cresce e divide il proprio cibo. Per me le pomodore portavano un odore che non volevo sentire per niente. Per gli italiani un piatto di pasta è amore, un peperoncino è passione, una zucchina è amicizia. Gli ingredienti che usavano i miei genitori, i miei nonni o mia famiglia erano ingredienti di una qualità superiore. L'amore per il buon cibo che viene dalla terra è nel sangue di ogni italiano. Ecco perché la vita, la speranza, i sogni sono sempre portati in tavola. Sono Roberto Mattella, siamo qui da Grano, dove sono il co-proprietario con mia moglie Lucia, che si occupa della cucina. Grano è un ristorante di trattoria italiana che quest'anno festeggia 25 anni di attività. Io sono nato nel 53, siamo 5 in famiglia. Ho detto, ma anche noi abbiamo una responsabilità in merito, cioè noi figli di italiani da una generazione separata dall'Italia, un paese con una grande cultura e grande storia, cioè non possiamo trascurare questa realtà nostra. Uno si rendeva conto che l'Italia non era l'Italia magari dei nostri genitori, non era l'Italia del dopoguerra, non era l'Italia del meridione, dove la diffusione della lingua, la diffusione della cultura italiana non era molto avanzata, non era molto diffusa. La realtà italiana è diversa dalla realtà italo-canadese e quindi abbiamo voluto creare un'attività qui, cioè come abbinare questo senso dell'Italia a tavola e della cultura italiana. Però abbiamo voluto sempre magari non solo il vino, il cibo e la serata, ma in qualche maniera di introdurre un aspetto culturale. Noi avevamo pensato sempre che l'arte di festeggiare si ricrea 2 o 3 volte al giorno intorno al tavolo. Dove mangiano 10, mangiano 12. Quindi quella è l'accoglienza, l'umanismo, l'umanità della famiglia italiana a tavola. Perché eravamo magari poveri di quattrini, però molto molto ricco di spirito, di famiglia, di stare insieme. È molto importante che gli italo-canadesi siano canadesi ed anche italiani. Mi chiamo Franco Stalteri e sono responsabile per le cene di Charlie's Burgers. Sono nato in Canada, sono nato a Toronto, mio padre è italiano dal sud dell'Italia, mia madre è francese dalla Normandia. A casa abbiamo sempre parlato in italiano e in francese. Penso che ho incominciato a veramente apprezzare il cibo o gli ingredienti, i buoni ingredienti quando avevo forse 13-14 anni, che ho veramente realizzato che gli ingredienti che usavano i miei genitori, i miei nonni o mia famiglia erano ingredienti di una qualità superiore. Essere a tavola
insieme o con la famiglia o con amici o con gente che apprezzi, e veramente apprezzare un cibo, una cultura insieme. Per me Charlie's Burgers è un'idea molto semplice, per me significa un grande chef, un menù ultra originale, una lista di vini esclusivi, un servizio lieto e un luogo segreto. Avevamo un gruppo di piccolissimo di 40 persone e di questo, a quel punto quel gruppo dopo la prima cena ha aumentato tantissime volte. Adesso un gruppo abbastanza grande, come ho detto, attraverso 26 paesi nel mondo. La gente che viene a Charlie's Burgers sono persone che apprezzano il cibo, apprezzano il vino, apprezzano avere un grande chef, creare qualcosa di particolare, qualcosa di originale, qualcosa di diverso. Quelli sono i clienti che amiamo, la gente che vuole qualcosa fuori del normale. Allora voglio dare un'idea ai chef di come funzionano le cene Charlie's Burgers. Voglio spiegare come funzionano le portate, come funziona il processo dell'invitazione e della cena stessa. Dunque, a questo punto i chef avranno 2, 3, 4 settimane a organizzare un menu, e una volta che mi danno questo menu, la mia squadra di sommelier io e la squadra di sommelier con i chef decideremo esattamente che vini andranno con ogni portata, e dopo questi menu saranno mandati a tutti i membri di Charlie's Burgers. Hey, listen, I'm just reconfirming all the guests. Did you have a hold on one of the seats, or are we good? Perfect. So I'll fill the seat right now. Okay, thanks. Bye. Dunque, questa è la seconda cena tipica italiana che abbiamo fatto con Charlie's Burgers. Una volta che avrò ricevuto il menu da Rocco e di Matt, come ho detto prima, decideremo che vini vanno con ogni portata, e dopo il menu completato sarà mandato a tutti i membri di Charlie's Burgers. Dopo aver scelto il menù, in questo caso una cena che ha per tema l'Italia, e dopo aver confermato tutti gli ospiti segreti, Franco deve ora scegliere il vino perfetto per accompagnare questa particolare selezione. Mio nome è Donato Carozza, sono il titolare di Great Brands Fine Wines and Spirits, è un'azienda che importa vino per 10 anni. I miei genitori sono nati in Italia, tutti e due. Io sono nato qui e sono solo vissuto in Italia per 2 anni. Noi siamo molto appassionati del vino e la nostra filosofia è solo qualità. Siamo in un ristorante in centro città, su Bay Street, si chiama The Gabardine, e stasera sarà il luogo per la cena di Charlie's Burgers, un lungo weekend a Roma. Facciamo una cena tipo di Roma, la chiamiamo 5 giorni in Roma. In Roma ogni giovedì fanno gnocchi, ogni venerdì fanno baccalà, sabato ci sta la trippa, la domenica è un giorno di famiglia, facciamo una porchetta, e poi lunedì, quando hai mangiato tutto questo mangiare della domenica e sabato, è più leggere, facciamo un tortellone con brodo, più leggere. Le piatti sono semplici. Io faccio introduction dei vini per ogni piatto. Se io devo programmare il vino come fa la scelta degli chef, l'ordine degli piatti. Italia
sta cambiando. La gioventù si cambia e le tradizioni non esistono precisamente come una volta. Volevo fare una cosa interessante, un pochino tradizionale e un pochino di novità. I proprietari o i patroni dei luoghi sono sempre molto contenti di averci qua. È una buona pubblicità pure per il loro ristorante, dunque sono sempre contenti. Tutti a tavola a mangiare è una cosa per me fondamentale, è una sacra cosa da fare. Tu sei a tavola a riposare, a guardare gli occhi ai tuoi amici e tua famiglia. Il mio avviso per i nuovi consumatori o quelle persone che piacciono il vino, perché è facile per confonderti quando sei in mezzo tanti prodotti, è per trovare una zona, una tradizione, un vino, un vitigno, un sapore che puoi conoscere, che ha un'identità. Perché se un vino ha un'identità, ha una casa e non è un orfano, viene da qualche parte e ha qualche sentimento di dietro. Qui siamo una famiglia in senso di comunità, riuniti tutti insieme con gli stranieri, sarà un'idea molto molto interessante per me. La reazione dei clienti è una reazione molto positiva, è pure una nuova esperienza per loro, dunque è un'emozione di sorpresa e di scoperta pure. Io mi chiami Massimiliano Rimaldi, o Max, in Toronto. Sono nato in Toronto e i genitori vengono di Frosinone, proprio in centro di Roma e Napoli. Io mi chiamo Rocco Agostino, io sono nato qui in Toronto. I genitori miei sono di Reggio Calabria, di un paese piccolo che si chiama Geosa Onica, e la mia mamma viene di Bumbacone. Sempre parlavamo italiano in casa, il mangiare era sempre abbondante, ci stava tanto di mangiare, come ha detto Max, ci stava sempre una insalata, ci stava sempre pasta e poi la carne e anche la frutta dopo di quello. So, la cultura, come si mangiava in abbondante. Tortellini in brodo, e poi lasagna, e poi vitello, agnello era sempre per le feste. E questa è una cosa un po' strana, perché io non mi piaceva la cultura italiana, io era... Volevo essere inglese, volevo essere come americani, come dicono gli italiani. Però, e qual era quando io ero giovane? Adesso, un po' più mature, come si dice, mature, io capisco che voglio essere più italiano. Che le tradizioni che sono per me mancato, che dove quando stavo giovane non volevo da fare di quello che facevano. Come Max, per me le pomodore portavano un odore che non volevo sentire per niente. E adesso, oggi, sono quelle tradizioni che volevo portare con noi avanti, sì. Con i giovani, con le nostre famiglie.
Per me ho stato sempre in giro di mangiare. Quando stavo giovane, 16 anni, stavo preparando cene per amici, stavo sempre cucinando qualcosa nella cucina, ma non ho mai pensato questo è qualcosa che voglio fare. Era verso 20 anni quando a tavola, quando stavo mangiando, ho domandato al mio padre, alla mia famiglia per quello, se questa era un'idea che poteva, se era una buona idea. E era il mio padre che è stato a dirmi che non sei mai, non sei, you're never too old to do what you want to do. So era un tipo di calcio per me, per andare fuori e trovare lavoro nella cucina. Un giorno ho pensato, ma io sto qua, jack of all trades. Non lo so come si dice quello in italiano, però voglio essere proprio buono, voglio fare una cosa proprio, proprio buonissima. E questo era i restaurant. Ci sta la filosofia di il business e poi di la cucina. E la mia è per dare un locale, un ristorante che tu stai comodo. È comodo di mangiare, bere e senza spendere tanti soldi. E poi ci sta. E poi la filosofia della cucina, del cibo, è una italiana, dove usiamo le prodotti di qualità, usiamo prodotti di stagione, quella ottima dell'estate, quella ottima durante l'inverno, uguale a quello che della filosofia in Italia. E allora è nato questa idea di la vera pizza napoletana. E ci sta questa associazione Verace Pizza Napoletana, che se vuoi fare la pizza napoletana, loro dicono forno a legno, San Marzano pomodori e fiori di latte mozzarella o bufalo mozzarella. E so, è come un DOC, denominazione origine controllata, però per la pizza. Questo forno vede da Napoli. Ci stanno solo tre famiglie in Napoli che fanno questo forni. E allora è una cosa che puoi comprare un forno da qualsiasi modo, California, da qua, però deve essere fatti di mottone e deve essere fatti da mano. E so, questa è una cosa artigianale. Questo era il primo in Toronto, adesso ci stanno di più, però questo è il primo in Toronto e bisogno di questo forno per fare questa pizza. Questo forno arriva a un 900 gradi, è la pasta che fa la pizza, quando lo metti nel forno lo deve guardare ogni secondo, lo deve girare ogni 30 secondi, le devo spostare in certe poste nel forno per la cottura della pizza per essere ottima. Ci vuole tempo, ci vuole esperienza per lavorare un forno come questo. Le leggi di la VPN, la Verace Pizza Napoletana, dice che la pizza deve fare 90 secondi o di meno. Se non si fa in 90 secondi o di meno, non vedi il cornicione che è proprio, come si dice, leopard print, e deve essere blistered, non bruciato, i bollicini, sì, okay. Su il cornicione. E questo non si fa se cucina la pizza in 500 gradi o 600 gradi, che ci vuole di più tempo, e questa è la differenza che fa una pizza proprio leggera. Ci stava un po' di esperimento al principio per vedere che tipo di mozzarella lavora bene con il forno e con il prodotto che volevamo fare. Ci stavano due, tre, quattro
cinque tipi di mozzarella che stavamo a iniziare a vedere quello che would melt better with scioglieva con il forno. Sì, tutti i pizzi in Toronto prima di questo erano fatti in basso, più basso temperatura. Allora c'è sta un mozzarella che va con quello con quella cottura. Se vuoi fare questa, ci vuole una mozzarella che va bene con questa cottura. Ci sta così tante bilance. Il bianco di mozzarella, il rosso di pomodori, il verde di basilico e poi questo cornicione. E per me, io non posso guardare una cosa più meglio. E loro dicono in Napoli che fanno tre cose proprio bene, le pizze, il caffè e le donne. Il rosso, verde e bianco della flag, della bandera. Per me, io guardo i buildings, le strade, tutte queste cose che hanno costruito gli italiani, i migranti, e adesso loro sono più comodo. È una cosa che è una cosa di per me dà un inspiration di lavorare come il padre mio sempre lavorava assai e faceva le cose proprio più meglio che lui poteva fare. La passione, la passione che hanno passione, portato sì. con loro e si vede in giro in tutto dove vedi qui in Toronto. E speriamo che abbiamo un po' di quella passione che hanno loro a portare avanti. Personalmente io sono orgoglioso di essere italiano e da dare le cose italiane a quello che abitano in Toronto. Io Rocco cucino con il cuore, allora quando lui vede la gente a mangiare la pizza e sono contento, lui è molto contento. È quella passione, quella tradizione che stiamo provando a tenere.